sono Luca Damiano, il primo regista italiano a vincere il premio Oscar per i film a luci rossa, naturalmente. Ne ho fatti tanti e ne ho viste tante, di tutti i colori, di tutte le razze, di tutte le larghezze, di tutte le pelurie, di tutte le profondità, ne ho viste di tutti i colori. E allora voglio rendervi partecipi di queste mie esperienze e raccontarvi un po' di episodi, di aneddoti legati al mondo dell'hard, al mondo del porno, al mondo del sesso in generale, al mondo che mi ha visto protagonista, arrivare fin da giovane a conoscere la pornografia attraverso le prime foto dei giornali pornografici dell'epoca, Men, Playmen, Playboy, e poi piano piano appassionarmi e sviluppare i film nell'epoca dei film eroticomici, delle studentesse, delle liceali, delle educande. Ecco, l'educande è stato il mio primo film così che ha avuto un po' di erotismo dentro, ma poi è proseguito con Frau Lenchitti e poi con Natalie e poi con L'Alcova, Il Piacere, e poi insieme a Gioia D'Amato abbiamo fatto i più grossi film a luci rosse come Marco Polo, come Amleto, come Il Marchese de Sade, come Torero e poi come Biancaneve e i Sette Nani, ora chiamata Biancaneve sotto i Nani, dal mondo di internet, dove potete scaricarlo sicuramente da qualche parte, e così via, fino ad arrivare ai filmacci tipo Tre porcone sul biliardo o Mio marito davanti e di dietro tutti quanti, che sintetizzano quello che io penso sia la realtà, che le più grandi zoccole sono le mogli, proprio le mogli sono le vere zoccole, non quelle che fanno le zoccole, che in fondo sono delle ragazze che si guadagnano il lavoro e la vita onestamente. Le vere zoccole sono le mogli.